stelle cadenti. Le stelle cadenti sono dei piccoli grani di materia che penetrano l'atmosfera terrestre e si arroventano e si annientano a causa dell'urto e dell'attrito e tracciano una scia luminosa che però dura pochissimo nel cielo notturno. Allora, uno scienziato di nome Schiaparelli nel secolo scorso ha detto che le stelle cadenti... Paolo? Scusa Paolo, cerca di stare attento per favore. No? Allora, prendi il libro e guarda. Allora, lo scienziato Schiaparelli ha ragionato in questo modo. Quando le comete passano nelle vicinanze del Sole, disperdono parte della loro materia e i corpuscoli restano a formare una scia. Però le più numerose sono le pietose. Mi sembra che questa lezione sia un po' complessa, eh? Allora facciamo una cosa, per oggi ci fermiamo qui, prendete i diari e scrivete per venerdì. Dimmi Silvia. Scusi prof, io non ho portato i miei diari. Ma l'avrai lasciato a casa? Sembra così strano, ci ho pensato, ma non mi sembra di averlo lasciato a casa. È strano, tu non dimentichi mai niente. Io avrei qualche sospetto su chi è stato. Dobbiamo andare a dirlo al prof. Sicuramente. Andiamo. Prof, dobbiamo dirvi una cosa. Prima, nella scorsa ora, è sparito il mio diario. E io sono sicura di non averlo dimenticato a casa. Abbiamo un sospetto, pensiamo che sia stato Paolo. Tenterò di scoprire il colpevole, ma non posso incolpare nessuno senza delle prove. Facciamo le squadre. In quel campo di lì, Angelo, Francesco, Alessia, Federico, Camilla. Di qua ci mettiamo Virginia, Alessia, Silvia, Rebecca, Arianna e Clara. Riserva nel primo campo mettiamo Paola e Eric, riserva nel secondo campo Simone e Giacomo. Basta.
Lucio. Ma dov'è finita la mia penna? Io so chi è stato. È stato lui! No, non sono stato io. Io so dove sono finiti i vostri libri. Diario. E il mio astuccio! Non ma è stato Paolo. Paolo! Ecco il mio diario! Ecco dov'era il mio libro! Ecco dov'era il mio libro! Qui c'è una lettera per noi! Ciao ragazzi, finalmente siete arrivati! Speravo di riuscire a incuriosirvi e non mi sbagliavo. Mi chiamo Maurizio e sono un vecchio frate cappuccino. Da tempo non esco di casa e vi osservo dalla finestra della mia torre. Vedendovi così vivaci, simpatici e studiosi, mi ha preso una grande nostalgia per la scuola. Sapete, anch'io sono stato un insegnante, ma è passato tanto tempo. Volevo sapere come sono i ragazzi di oggi, cosa pensano, che cosa amano. Per questo ho rubato i vostri libri e i vostri diari, nella speranza di condurvi qui, in questa stanza, dove ho raccolto un vero tesoro che vorrei regalarvi.